Giovedì 11 marzo 2010, lo staff di CyberRubus è stato invitato presso gli studi di Sony per partecipare alla presentazione italiana di God of War 3, titolo esclusivo per PlayStation 3, in arrivo sugli scaffali il prossimo 17 marzo. Dopo esserci accreditati, veniamo invitati ad entrare in una sala, dove ad attenderci c'erano due importanti membri dei Santa Monica Studios, Chris O'Neill, senior designer, e Adam Poole, leader combat designer. Dopo essersi presentato, Chris O'Neill ha iniziato la presentazione, mostrando alla stampa i dati di vendita del franchise di God of War, che ha superato le 8 milioni di copie vendute nel mondo. Questo risultato, continua, è stato possibile grazie al team di sviluppo, davvero talentuosi e sempre pronti ad offrire prodotti di alta qualità. E, per confermare ciò, O'Neill ci ha mostrato gli altissimi Metascore. Subito dopo si è presentato Adam Poole, che ci ha illustrato le novità introdotte in questo nuovo episodio, spiegandoci che tali novità provengono da uno studio di ciò che è stato celebre i precedenti episodi, cercando così di innovare questi elementi con l'introduzione di nuove caratteristiche come armi e stili di combattimento, differenti e innovativi. Finita la presentazione, i due designers di Santa Monica Studios ci hanno mostrato l'inizio del titolo fino alla prima Battle Boss. Fin dalle prime sequenze di gioco abbiamo potuto constatare l'alta qualità del titolo, forte di un gameplay fluido e sequenze di quick time events davvero coinvolgenti e ben fatte. Concluso l'incontro con il primo boss, si è passati alle domande dei due sviluppatori, che vi invitiamo a leggere su cyberrubus.com.